Buonasera e benvenuti a questo appuntamento con la storia, l'arte e la cultura del territorio pesarese, targato Rossini TV. Infatti, nella giornata di oggi siamo all'interno del Museo Archeologico Oliveriano, un'apertura straordinaria garantita dalla partnership tra Poste Italiane e Pesaro Capitale della Cultura 2024. Per tutta la giornata di oggi è stato possibile fare un tuffo nel passato, un tuffo in oltre 1000 anni di storia. Infatti durante tutta la giornata ci sono state delle visite guidate di circa un'ora ciascuna e proprio questo luogo ha registrato già da giorni il sold out, tantissima partecipazione non solo cittadini di Pesaro ma anche turisti curiosi che si avvicinano a questo luogo, che è un luogo che permette non solo di conoscere la storia e il passato ma di conseguenza anche di conoscere il nostro presente. Quindi grazie a Poste Italiane l'apertura straordinaria del Museo Archeologico Oliveriano permette di conoscere qualcosa di più sul territorio pesarese e su tutto l'hinterland proprio della città di Pesaro. Questo museo è inserito proprio nel cuore della città e quindi permette anche ai turisti di poter poi apprezzare le bellezze della città di Pesaro. Siamo qui insieme a Brunella Paolini, colei che ci potrà raccontare quali tipi di tesori si possono scoprire all'interno del Museo Archeologico Oliveriano. Eh sì, il Museo Archeologico Oliveriano conserva le testimonianze recuperate a Pesaro, nei dintorni di Pesaro, circa dall'VIII secolo a.C. per arrivare ai primi anni del paleocristiano, quindi siamo sul VI, VII, VIII d.C. Quindi insomma abbiamo circa 1000 anni di storia che vengono raccontati dai nostri reperti e che ci mostrano anche come vivevano i nostri antenati nella città di Pesaro, nel territorio circostante. I più antichi reperti sono relativi alla necropoli di Novilara, quindi alla civiltà piccena ed è la sala in cui ci troviamo oggi, che in qualche modo ricostruisce anche una sezione di questa necropoli, un'importante necropoli che sono state ritrovate circa 450 sepolture, quindi significava che all'epoca il territorio di Novilara era ben frequentato dalle popolazioni piccene e anche da altre popolazioni che con i piceni avevano degli scambi e dei rapporti. E poi dopo la sezione di Novilara abbiamo il Lucus Pisaurensis, che è un luogo sacro la cui collocazione ancora non è perfettamente chiara, che era stato individuato dal nostro fondatore, da Annibale Olivieri, insieme a Giovan Battista Passeri, ed è un luogo, appunto, un luogo sacro, un bosco sacro dove gli abitanti dell'epoca andavano appunto a portare le loro preghiere agli dei. Si tratta di un luogo molto importante perché testimonia tra l'altro anche i rapporti delle popolazioni dell'epoca che ancora non erano romane ma si avvicinavano comunque alle popolazioni romane, e quindi si nota anche una ritualità molto collegata a quella ritrovata in altri posti dove appunto invece la liturgia, la ritualità romana era già ben più diciamo consolidata. E passiamo poi ai reperti romani della civiltà veramente romana, che sono tanti reperti individuati in vari posti della città, anche dei dintorni, molto, molto spesso ritrovati casualmente durante le lavorazioni, iniziati a trovare dal 1500, intorno al 1500, per arrivare alle scoperte invece dei primi anni del Novecento. E l'ultima sezione invece è quella che noi definiamo del collezionismo, perché sono presenti le collezioni appunto di Olivieri e Passeri, che sono in qualche modo i nostri fondatori e quelli a cui tutta la città di Pesaro deve essere sempre grata, perché è grazie a loro che oggi siamo qua. Un evento che ha riscosso un enorme successo è stato già queste visite guidate, che già da questa mattina ogni visita dura circa un'ora e è stato tutto esaurito già da qualche giorno, quindi i cittadini di Pesaro ma anche i turisti amano questo museo e hanno voglia di scoprire qualcosa in più sul nostro territorio.
Sì, in effetti la giornata è stata veramente un grande successo perché tante visite iniziate la mattina alle 9 per finire con l'ultima visita delle 18.30, tutte andate sold out in pochissimo tempo, insomma con una prenotazione online, quindi insomma anche con una modalità un pochino forse meno consueta per tante persone, ma tutti hanno aderito, devo dire la città ha aderito in una maniera così molto, direi quasi affettuosa nei nostri confronti, e per questo dobbiamo essere assolutamente riconoscenti a Poste Italiane che nell'ambito degli eventi, delle attività organizzate per Pesaro 2024 ha scelto il nostro museo appunto per regalare una giornata di accesso gratuito e di visita gratuita al nostro museo, quindi chiaramente grazie a Pesaro 2024, ma grazie anche e soprattutto a Poste Italiane. L'ultima cosa che le chiedo, io prima sbirciando all'interno del museo ho visto anche tanti bambini e io penso che questa sia veramente una cosa importante, perché quando già da piccoli si comincia a muovere i primi passi all'interno della storia, della cultura, del proprio territorio, non si può far altro poi che crescere con una coscienza positiva, anche questo senso di cittadinanza attiva. Eh sì, i bambini frequentano il nostro museo e per noi è veramente una cosa molto molto bella, molto interessante, anche emozionante, e ci sono oggi insieme alle loro famiglie, con i loro genitori, quindi chiaramente i bambini più le famiglie, ma ci sono state anche altre occasioni in cui abbiamo organizzato degli eventi proprio specifici per i bambini, l'ultimo domenica 13 ottobre per la giornata di famiglia al museo, e in quell'occasione abbiamo visto tantissimi bambini entusiasti e quasi che insomma sono stati un po' i bambini a portare i genitori e qualche volta anche i nonni a visitare il museo. Siamo qui insieme a Stefano Fortunato, dei piccoli comuni di Poste Italiane, e proprio lui ci potrà raccontare come mai Poste Italiane sceglie Pesaro, sceglie il Museo Archeologico Oliveriano proprio per manifestare vicinanza a questa città, ma soprattutto a Pesaro, capitale della cultura 2024. Anzitutto buongiorno, Poste Italiane da sempre è vicina ai territori, sostiene l'arte, la cultura e ha voluto farlo in questa occasione, in questo anno 2024, sostenendo tutte le iniziative di Pesaro, eletta appunto capitale della cultura per quest'anno. Quest'oggi è una giornata particolare perché Poste ha deciso di sostenere questo stupendo museo sostenendo appunto l'ingresso per tutti coloro interessati, curiosi, amanti dell'arte e della cultura a visitare appunto questo tesoro della regione Marche e del comune di Pesaro, che appunto porta dentro di sé quello che è il valore del tempo, del territorio, della propria storia. Quindi Poste sostiene convintamente non solo questa iniziativa di cultura e di arte, ma proprio vuole ribadire la propria vicinanza al territorio, ai comuni. E quale migliore occasione che questa di Pesaro in questa bellissima giornata, che vedo anche piena di partecipazione non solo all'interno di questo museo, ma anche su tutto il corso e su tutte le attrazioni che ci sono in questo evento così importante. È vero, infatti ci sono tantissime persone che si fermano per visitare il museo, ma anche tanti turisti che scelgono Pesaro proprio per fare una passeggiata di domenica e cogliere l'occasione per scoprire qualcosa in più su questo territorio, quindi un passo in un passato che forse non conosciamo così tanto bene. Assolutamente sì, questa è l'occasione migliore appunto per venire a scoprire le proprie radici per chi è del territorio, ma anche appunto le radici del nostro paese per chi viene da fuori ed è incuriosito da questa giornata e da questo evento appunto che riguarderà tutto l'anno del 2024 in questa stupenda città che è quella di Pesaro. Siamo qui insieme ad Anna Maria Mattioli dell'assessorato alla cultura di Pesaro. Come mai è stato scelto questo museo proprio per non solo per mostrare vicinanza a Pesaro, capitale della cultura 2024, ma come mai secondo lei Poste Italiane ha scelto questo luogo? Perché è un luogo che narra proprio la nostra storia, dipendiamo e discendiamo dai Piceni.
per cui è proprio la narrazione di quello che ci hanno lasciato tante testimonianze, sia nella letteratura ma soprattutto anche nei reperti che abbiamo ritrovato in tanti luoghi, da Novilara a diciamo nel circondario comunque di Santa Veneranda anche, e quindi tutto quello che è stato una raccolta di reperti importantissimi è stato poi catalogato in una maniera secondo me molto dettagliata per ogni epoca che rappresenta. Nonostante le ristrutturazioni e tutto il lavoro che c'è dietro dovuto al PNRR, comunque riusciamo ad aprirli anche gratuitamente, proprio per promuovere ancora di più quello che è l'accoglienza, diciamo, di tutto quello che può essere ancora di più lo studio sui nostri luoghi che sono importantissimi come questi musei. E la città di Pesaro ha risposto presente, perché per tutta la giornata tutte le visite che sono state organizzate sono andate sold out, quindi grandi e piccini che si avvicinano alla storia del territorio per conoscerne qualcosa in più e soprattutto magari per andare a scoprire qualcosa di nuovo che prima non si sapeva. Esatto, non è solo un rivolgersi alle scuole che stanno rispondendo in maniera egregia, però vediamo che proprio sono le famiglie che accompagnano i propri piccoli, anche meno piccoli, alla visita di questi luoghi e musei. Quindi non solo un luogo dedicato agli studiosi, ai letterati e diciamo agli storici, ma anche a tutte le persone che vogliono proprio approfondire la storia che ci appartiene, appunto, che è la storia di Pesaro, che è narrata molto bene in questi luoghi. Cosa si può fare secondo lei per promuoverla sempre di più, questa cultura che permea il nostro territorio e che ne fa un unicum a livello non solo nazionale ma internazionale? E sono le persone stesse. Secondo me oggi viviamo sui social in una maniera diciamo abbastanza sana, se noi la sappiamo utilizzare, quindi diciamo il promuovere a livello diciamo informatico e anche a livello sul web. Oggi abbiamo TikTok, abbiamo Instagram, abbiamo tutte le possibilità per farla crescere, ma soprattutto il vedere questi musei pieni che poi riportano a casa un messaggio molto importante. Questo è divulgazione. Poi non ultimo abbiamo oggi come partner Poste Italiane, che chiaramente per noi è un grande onore, perché chiaramente anche tramite i canali telematici ci potrà sicuramente fare una bella pubblicità. Siamo qui insieme ad Erika Camilloni, che è una guida, un'operatrice museale, colei che spiega il significato di questi reperti ai turisti e a tutti coloro che sono accorsi oggi a vedere, quindi a scoprire qualcosa in più su questo museo. Raccontaci com'è andata questa giornata. Allora, siamo stati molto fortunati e anche molto felici di avere così tanta partecipazione, perché da stamattina alle 9 fino a questo pomeriggio abbiamo avuto tutti gli slot prenotati completamente. Quindi per questo siamo molto felici del riscontro anche che abbiamo ricevuto e della grande partecipazione, del numero non solo di persone ma anche di bambini e di giovani che hanno voluto esplorare le sale dei nostri musei. Ci fa molto piacere. Quali sono le domande più frequenti? Allora, le persone di solito si interrogano sui vari utilizzi degli oggetti che abbiamo all'interno delle nostre sepolture, delle sepolture poi soprattutto della necropoli di Novilara, e quindi noi siamo ben felici di spiegare quali oggetti erano relativi alle tombe femminili, a quelle delle tombe maschili, oggetti anche relativi alle tombe dei bambini, dei ninnoli molto più piccoli. Stanno molto a cuore le persone questo. Signora, perché ha scelto di trascorrere questa domenica in questo museo, quindi per conoscere qualcosa in più della storia di questo territorio?
proprio per quello, perché era, io abitavo in via Passeri quando ero ragazzina e venivo qui alla biblioteca e da allora non sono più andata, quindi sono anni luce, e quindi sapevo che questa cosa qua non c'era, e quindi sono, la curiosità mi ha spinto a trascorrere questo piacevole ora qui e a scoprire e vedere cose che non ha, di cui non sapevo che neanche l'esistenza. Qual è il feedback? Che cosa, se lei potesse fare un riassunto di questa giornata, un feedback positivo, si aspettava qualcosa di diverso? No, positivo, positivo. È stata una scoperta, vedere anche gli scavi, le cose che hanno trovato a Novilara, nel reperto dei Piceni, le varie cose di Pesaro, molto interessante, devo dire, molto interessante. Cosa ci puoi raccontare di questo museo, di questo piccolo gioiello incastonato nel centro storico di Pesaro? Ti è piaciuto fare questa guida e venire qui oggi? Sì, è stata un'esperienza molto molto interessante, molto divertente, e per me è stato un po' un ritorno a quando ero bambino, perché sono stato qua come mini guida quando avevo 10 anni, quindi è stato un po' un ricordo di, ovviamente tutto rinnovato, il museo è stato ristrutturato in maniera egregia negli ultimi anni, quindi ho ritrovato insomma i reperti che descrivevo quando ero piccolo, però tutti risistemati con una anche outfit molto più nuovo e quindi anche molto più affascinante e accattivante per chi lo viene a visitare. Quindi secondo me è una bellissima opportunità per i giovani, per chi non c'è mai stato e anche per chi magari l'ha visto tempo fa e vuole tornare a rivedere un po' le opere che sono contenute. Posso chiederti se tu potessi riassumere quello che hai visto in 3 emozioni che hai provato, cosa diresti? Ma lui mi ha sempre raccontato di quando veniva qui appunto a fare la mini guida, quindi anch'io ho rivissuto un po' quello che ha vissuto lui da piccolo, quindi per me è stato un po' tornare anche a me nel passato e vivere un po' le sue emozioni e poi fare un tuffo nel passato e vedere quella che era insomma la vita degli antichi delle nostre zone. Siamo quindi giunti al termine di questo viaggio all'interno della storia e della cultura del territorio pesarese. Come abbiamo visto, il Museo Archeologico Oliveriano nella giornata di oggi è stato aperto in maniera straordinaria grazie alla partnership tra Poste Italiane e Pesaro Capitale della Cultura 2024, tantissimi i visitatori, adulti e piccini, che si sono interessati di tutto quello che è il nostro passato ma anche il nostro presente. Quindi ringraziamo Poste Italiane per questa opportunità e vi invitiamo a seguire sempre gli speciali su Rossini TV, canale 80. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci.